Allora, questa è una mostra a me molto cara perché io ho vissuto per più di 15 anni in Asia, metà Shanghai, metà Singapore, e attualmente vivo, comunque mi sto trasferendo qua in Val d'Aosta, in realtà io sono originaria di Torino. E questa mostra è l'incontro tra questi due mondi in cui io ho vissuto e che mi hanno, come posso dire, mi hanno toccato molto nel profondo. Due mondi che non sono casa, ma che in realtà lo sono stati per tanti anni e spero continueranno a esserlo almeno per la Val d'Aosta. Oriente e Occidente è proprio un incontro tra artisti che vengono da queste due culture, quindi Occidente poi in realtà raccolto in Italia perché gli artisti sono fondamentalmente italiani, e Oriente come artisti che hanno vissuto o sono originari di Singapore. Siccome io sono, oltre che un'artista e curatrice, sono anche una facilitatrice, di professione, ho facilitato una conversazione online tra artisti, tra questo gruppo di artisti, 5 italiani e 5 asiatici, o diciamo basati in Asia, e l'idea era quella di far raccontare del proprio mondo, della propria cultura, per farli incontrare persone e culture che non necessariamente si erano mai incontrate prima. E da questo incontro e da questo racconto poi ogni artista ha elaborato un'opera che racconta o della propria cultura all'altra o racconta in qualche modo il ponte tra queste due culture. E gli artisti sono appunto 10, sono tutti artisti amici che ho incontrato nella mia attività artistica sia qua che in Asia. E alcuni valdostani, alcuni sono di origini diverse in Italia, Roma e Abruzzo. E nella parte asiatica è molto bello perché è Asia, ma c'è anche tanta internazionalità, perché abbiamo un'artista bielorussa, un'artista hongkongina, una di Singapore, un'indiana, una proprio originaria cinese di Singapore e un inglese. E io mi sento un po' da ponte, nel senso che avendo vissuto, infatti poi il mio lavoro è proprio un po' un tentativo di decodificare o far capire che è difficile decodificare questi due mondi pur nella bellezza dell'incontro. Opere diverse, non solo fotografie, non solo quadri, ma tutto. Sì, in realtà è arte visiva. Quindi c'è comunque un fil rouge, ma aperta a diverse espressioni. Fotografie appunto di un amico, Luciano Checco, che ha vissuto 30 anni a Singapore e vive in realtà originario della Val d'Aosta. Le opere di Bobo Pernettaz, che sono opere con legno, quindi anche molto rispettose di una tradizione, anche se rispettose e irrispettose in modo positivo ovviamente della valdostanità, che quindi si aprono anche al nuovo in questo senso. Ci sono delle opere su carta, una molto, molto interessante che si intitola Nella visione di Calvino, che si ricorda le città invisibili di Calvino, di Emanuele, e che nasce proprio da questo incontro, cioè da questa voglia di raccontare di visivamente una città che è una non città, che è una città ponte tra questi due mondi dopo questo incontro appunto online. Poi abbiamo anche molte opere materiche, sia quelle di Donna che quelle di Vilma Maiocco, Donna Chu, io sbaglio sempre il suo nome perché è sempre difficilissimo, pur avendo vissuto tanti anni, e anche dei collage. In realtà abbiamo alcune stampe qua perché era difficile ovviamente portare l'originale essendo opere anche molto grandi, ma appunto abbiamo anche dei collage di Ying Wenling e poi delle opere acriliche. Su acrilico, poi abbiamo una mia opera che è anche su carta e mix media con del texture che si ispira sostanzialmente ai libri tibetani, quindi con la possibilità di aprire in modo come fosse una fisarmonica, diciamo, l'opera e racconta la difficoltà di entrare dentro la cultura cinese, pur avendoci messa tanta passione, tanta ricerca, si riesce poi alla fine sempre ad arrivare solo alla superficie. Quindi il disegno che si vede sembra asiatico, ma in realtà non è intellegibile per degli asiatici, non ha un senso.
e volutamente, proprio in questo, per dimostrare questo altrove, che è anche un po' lo spirito della mostra, no? L'Asia è il nostro altrove, il nostro impensato. C'è un filosofo, si chiama Francis Julien, che dice che appunto la Cina è il nostro impensato, e quindi vive Cina, o Cina intesa come Oriente con tutte le sue accezioni ovviamente, però la base è quella, è il nostro impensato, nel senso che la storia del nostro pensiero è andata a destra e loro sono andati a sinistra. E quindi andando dall'altra parte si vede che il nostro pensato è una scelta, non è un assoluto. E quindi l'invito attraverso questa mostra è anche un invito alla tolleranza, un invito alla comprensione dell'altro, perché comprendendo l'altro comprendiamo anche ciò che noi non sappiamo e possiamo imparare dall'altro.